Da Radio Speranza va ora in onda Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella. Ci diamo un reciproco saluto natalizio, augurandoci prima di tutto che non sia il banale Buon Natale, ecco, tanto per obbedire ad una formalità, ma ricordiamoci che questo augurio è nella trascendenza, cioè Dio è immanente nell'uomo, nel mondo, nella storia, Dio è con noi, e questo è l'Emanuele, e proprio l'Emanuele si sprofonda in noi per portarci in alto, ecco la trascendenza, andare oltre. Andare oltre vuol dire cogliere quello che la vita ci offre, ma poi farlo fruttificare per qualche cosa che di bello l'uomo non potrà mai prevedere. E questo è un fatto, quindi ci diamo gli auguri, degli auguri che vadano al di là, ecco, che tengano conto della realtà in cui viviamo per portarci al di là. E questo è l'augurio che vogliamo estendere a tutto il mondo, perché nella diversità delle culture, delle tradizioni e anche delle fedi c'è qualcosa che tiene insieme tutti quanti gli uomini, perché Gesù è l'uomo, l'uomo per tutti gli uomini. E quindi al di là, ripeto, di quella che è una prassi, nel senso che dobbiamo rifarci a dei modelli soliti e un po' consumati probabilmente qualche volta, e al di là di tutto ciò che ci può trattenere in una tradizione forse anche un po' arrugginita, dobbiamo cercare di scoprire quello che va oltre. E quindi un Dio grande, infinito, onnipotente, diventa un fragile bambino, questo ci porta oltre. Ci porta oltre perché Dio percorre all'incontrario quel cammino che noi andiamo a compiere ogni giorno, andare oltre. Ma se Dio non si fa uomo, l'oltre dell'uomo rimane un nulla. Quindi vogliamo ricomprendere in questi giorni, nella memoria, nell'impegno quotidiano, tutti i popoli, tutti gli uomini, anche quelli molto differenti da noi, quelli che forse non ci sono neppure molto simpatici per il loro modo di vivere. Però tutto deve andare oltre, perché Dio si è sprecato per l'uomo, quindi l'uomo è bene che accetti questa legge, l'andare oltre. Dio in noi per andare con Lui oltre tutti i limiti umani, anche quelli più legittimi. Perché Dio ha fatto a meno della sua legittimità. Dio si è fatto uomo. Nella umanità che ci ha offerto c'è anche la divinità, chiaramente, ma è una divinità che viene filtrata dall'umanità. Guai a ignorare il presente, con i lati positivi e purtroppo anche drammatici e negativi, perché non sapremmo mai cogliere quello che è al di là. E dice ancora San Giovanni, nella sua prima lettera, non si è una menzogna dire che si ama Dio che non si vede se non amiamo l'uomo che noi vediamo e che vive accanto a noi. Amare è molto difficile, questa parola è un po' consumata, è un po' abusata potremmo dire, però è vera guardando alla fonte di chi ce la porge e di chi ce la offre. E quindi avendo questo panorama mondiale, e per quanto sia difficile, è anche un po' inusitato, perché al di là della vernice natalizia poi ci sono tante differenze che connotano la vita dei gruppi umani che vivono al di là dell'equatore, vicino al circolo polare, da tutte le parti. Al di là di questo c'è qualche cosa che ci tiene, e questa unione fra di noi nelle diversità che qualche volta si traducono anche drammaticamente in fatti tragici, e c'è qualcuno che ci tiene, e in questo qualcuno dovremmo ritrovarci tutti quanti, anche qualche volta facendo a meno di pensieri legittimi che derivano dalle cose più belle, perché il vero bello è comunque al di là, è quel bello che Dio ci offre e che purtroppo noi non siamo molte volte capaci, o meglio non di cogliere, ma non abbiamo forse molta buona volontà, non vogliamo scomodarci in qualche modo. Quindi questo bambino fragile è qualcuno che ci porta oltre la vita terrena. Se non ci sprofondiamo in Lui, perché Lui si è sprofondato in noi, non riusciamo a cogliere neppure quel Dio che collochiamo normalmente nei cieli, il Padre che è nei cieli.
Questo è il dono più grande. Quanto poi alla retorica che qualche volta un po' limita i nostri pensieri, bene, questo è un fatto che fa parte del bagaglio umano, quindi non sempre riusciamo a liberarcene, ma pensiamo alle grandi figure, ai grandi apostoli e ai grandi santi che si sono spinti comunque oltre. Come? Entrando nei limiti dell'uomo, stare dentro per andare oltre. All'andare oltre non ci permette di ignorare il vicino, quello che è dentro di noi e quello che patisce accanto a noi. Per andare oltre dobbiamo tener conto di queste realtà che molte volte non sono per niente gratificanti, ma ci schiacciano e ci riducono in una posizione tale che ci fa sentire prigionieri. Per uscire dalla prigione dobbiamo rimanere nella prigione. È un atteggiamento cosmico che vale per tutti quanti gli uomini di tutti i tempi. L'illusione di poterci portare oltre dimenticando la realtà presente rimane tale, una tragica illusione che poi si traduce in una delusione profonda. Ora facciamo un breve intervallo. Torni Signore, torni nel cuore, col tuo silenzio denso di te, e come i pastori un tempo, ora noi ti adoriamo, e i nostri doni sono ciò che siamo noi. Eri la luce, venivi nel mondo, venivi tra i tuoi e i tuoi però, loro non ti hanno accolto, ma noi ti vogliamo, vieni, ma noi ti vogliamo accanto, la nostra casa è tua, t'accoglieremo noi. E tu che ritorni, tu che rinasci, dove c'è amore e carità, qui sei presente, tu per davvero vieni, tu per davvero. Cuore, col tuo silenzio denso di te, e come i pastori un tempo, ora noi ti adoriamo, e i nostri doni sono ciò che siamo noi. Eri la luce, vieni, nasci ancora. Allora, tornando a questo atteggiamento di apertura verso tutti, vogliamo un pochettino dargli anche una giustificazione, diciamo, filosofica. Tutti gli uomini, in qualche modo, hanno l'opportunità di arrivare alla verità, anche nella diversità, talvolta perfino drammatica, perché la verità alberga in ogni uomo, comunque, uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Questo ci deve tenere. Non è soltanto quello che dico, un afflato mistico verso gli altri che non ha alcuna base. C'è una base proprio antropologica. L'uomo è fatto per la verità, come l'uomo è fatto per il bene e per l'amore. Poi alla libertà dell'uomo compete il fatto di decidere se diventare più uomo, rispettare quantomeno l'umanità oppure tradirla. Quindi quando parliamo di confronto fra le fedi, fra le religioni, vediamo gli elementi che ci tengono vicini. Perché? Questa è la base, perché Dio ha seminato nel cuore di ogni uomo
quei principi che permettono a tutti gli uomini quantomeno di comprendersi, e quindi l'esclusione della guerra, della sopraffazione, della prepotenza, del prepotere. Ogni uomo ha l'apertura verso la verità, perché questa è la struttura dell'uomo. Quindi, al di là di un atteggiamento volontaristico, vogliamo dire siamo veramente fratelli, perché qualche cosa che precede tutti gli uomini ci tiene uniti. Quindi non è un pio desiderio di andare oltre, quindi si tradurrebbe in una velleità. Noi vogliamo rimanere nella struttura fondamentale dell'uomo, e questo è l'uomo anche del futuro. Lo diciamo e lo precisiamo, perché molte volte ci si illude di andare oltre l'uomo, perché dobbiamo scoprire cose nuove, ma se non teniamo conto delle cose vere di cui siamo fatti noi, le cose nuove non le capiremo mai e non le scopriremo mai. C'è questo fatto che il Verbo di Dio si è fatto uomo e in ogni uomo ha voluto depositare quella luce che diventerà qualche cosa di molto più grande quando ci ritroveremo nella pienezza dei tempi e quando consumeremo questa nostra comunione con un Dio che è infinito. Buon Natale a tutti. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Femminella.